Nell'avventura di oggi vi porteremo all'interno di un carcere oramai in disuso, il cui definitivo abbandono, dovuto alla pericolosità del terreno sul quale è stato costruito, viene identificato nella fine degli anni 90. Giunti dinanzi al cancello della struttura, si ha l'impressione di avere di fronte una casa circondariale di dimensioni abbastanza ridotte, ma, come vedrete, il suo interno è molto più grande di quello che in effetti possa sembrare dal di fuori. Iniziamo ad esplorare la struttura salendo le scale che conducono al primo piano, dove troviamo gli alloggi utilizzati dagli agenti di polizia penitenziaria. In questi alloggi troviamo ancora gli armadietti dove venivano riposti indumenti ed oggetti di pertinenza degli agenti di polizia penitenziaria, oltre a vari documenti afferenti all'amministrazione di questo ex carcere oramai abbandonato. Troviamo addirittura una uniforme della polizia penitenziaria, che sembra voler resistere al degrado dovuto al tempo e all'abbandono, come se fosse ancora pronta per essere indossata e prestare un altro giorno di onorato servizio. Cioè no ragazzi, questa che vedete è una giacca, insomma, la parte superiore della uniforme della polizia penitenziaria. Cioè, è incredibile che cosa stiamo trovando in questo posto. Ci sono ancora gli armadietti pieni di oggetti, di effetti personali, insomma, di chi purtroppo è stato poi detenuto in questo carcere circondariale. Incredibile, veramente incredibile. Dall'altro lato degli alloggi degli agenti possiamo osservare il muro perimetrale sul quale insiste ancora una telecamera di sorveglianza. Scendendo dal primo piano dedicato agli alloggi e proseguendo verso l'entrata, troviamo in posizione centrale quella che era la sala di comando, da dove venivano gestite tutte le operazioni della casa circondariale, come l'apertura del cancello principale e, in particolare, delle grosse porte blindate delle sezioni maschili e femminili.
Lateralmente, invece, in due sezioni separate, troviamo tutti gli uffici dedicati esclusivamente agli affari amministrativi e alla gestione del personale. È suggestivo notare che i numerosi oggetti ancora lasciati lì, come vecchi televisori, calendari e libri, risalgono ad una generazione oramai passata, ovvero agli anni 90, periodo in cui, come già detto, questo carcere fu definitivamente dismesso. Ci addentriamo poi nelle sezioni dedicate alla detenzione, dove abbiamo subito l'opportunità di visitare la sala addetta ai colloqui, nella quale i detenuti ricevevano le visite dei propri familiari. Ed il tutto veniva controllato dagli agenti di polizia penitenziaria, che dietro delle spesse vetrate vedevano, ma soprattutto ascoltavano, le conversazioni ambientali tra i detenuti e i visitatori. Passiamo poi per il cortile interno, in comune sia la sezione maschile che femminile, dove i detenuti trascorrevano la cosiddetta ora d'aria, ovvero quell'ora dedicata al libero svago e nella quale è consentito conversare con i detenuti delle altre celle, passeggiare o fare attività fisica. La cosa realmente vergognosa è che in questo cortile vi erano solamente i bagni turchi, ovvero privi non solo dei sanitari, ma di qualsivoglia porta o altro manufatto che potesse tutelare la privacy dei detenuti, che erano così costretti a fare i loro bisogni sotto gli occhi di tutti i presenti, agenti compresi. Finalmente, dinanzi a noi si distende il lunghissimo corridoio della sezione maschile, che per come è strutturato
con le celle disposte lateralmente lungo le pareti, ricorda molto i reparti di un ospedale psichiatrico. Lentamente l'oscurità ci avvolge man mano che ci si addentra nella sezione, soprattutto a causa della folta vegetazione che, oramai, è cresciuta al punto da oscurare la gran parte delle finestre della struttura. Abbiamo la grande occasione di visitare quelle celle rimaste oramai completamente aperte e nelle quali troviamo ancora un arredamento minimale, composto da armadietti in legno oramai in pessime condizioni e sulla cui superficie sono ancora incollati adesivi ritraenti donne in abiti succinti. Un semplice modo per svagare la mente ripensando a qualcosa che in quei sofferti giorni di detenzione era impossibile ottenere. Immaginate quanto è difficile convivere in queste celle con altri detenuti, condividendo ogni cosa in spazi così stretti, soprattutto negli istituti penitenziari più affollati, dove si contano addirittura più di 6 detenuti per ogni cella di dimensioni simili. In alcune stanze, dedicate ad attività scolastiche e ricreative, sono ancora affisse alle pareti le letterine inviate dai bambini delle scuole elementari, ai tanti detenuti che erano ristretti in questo carcere. Uscendo dalla sezione maschile, procediamo lungo il muro di cinta, avendo quasi la sensazione di essere ancora osservati dalle tante telecamere di sorveglianza oramai non più in funzione. E ad un tratto, completamente avvolto dalla vegetazione, scopriamo l'ingresso alla sezione femminile, nella quale accediamo non con poche difficoltà, facendoci strada tra i vari arbusti che ci ostacolavano il cammino e i movimenti.
Anche questa sezione, nella sua lunghezza e struttura, si presenta assolutamente identica a quella maschile, ma ancora più immersa nella profonda oscurità, e nella quale troviamo una grande varietà di oggetti, dai camici del personale paramedico ai libri e ai televisori tipici degli anni Ottanta. Ci avviamo così all'uscita della sezione e della stessa casa circondariale, terminando la nostra esplorazione consapevoli di aver visitato un posto davvero incredibile, opportunità che, di certo, non capita tutti i giorni. L'atmosfera di questo posto, piena di fascino e di mistero, ci ha così tanto impressionati che abbiamo deciso di girare appositamente una puntata di Luoghi da Brivido e che presto vedrete caricata sul nostro canale. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividetelo con i vostri amici. Servirà quantomeno a ripagare il duro lavoro svolto.